50 anni di storia, 30 scudetti conquistati, un passato e un presente di vittorie. Sono questi i numeri del club Scherma Roma, che ha festeggiato il suo mezzo secolo di storia presso il circolo della Guardia di Finanza Villa Spada con una grande cerimonia per ricordare tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande il club che ha totalizzato più successi di ogni altra società italiana. 50 anni del club Scherma Roma, quali grandi successi, grandi traguardi raggiunti? Ma diciamo di traguardi li abbiamo toccati tutti, come dicevo prima, durante questa bella festa. Il presidente Scarso disse una volta che noi abbiamo una asticella molto alta ed è dura stare sempre primi, che normalmente gli altri combattono per il secondo posto, quindi se noi facciamo secondi abbiamo perso, e quello è, diciamo, abbastanza duro da portare avanti, però ci proviamo e continuiamo. 50 anni del club Scherma Roma, una delle punte d'eccellenza dello sport romano. Ma lo dice il curriculum, lo dice la storia. Il passato, il presente, ma anche il futuro. Abbiamo visto i giovani atleti, ovviamente Paolo Pitto con Giancarlo, addirittura è possibile che gareggi, che torni a gareggiare per questo prestigioso club, addirittura Margherita Grambassi, e soprattutto le stelle, i presidenti. Abbiamo visto come c'è questa tradizione molto importante che deriva da Via Sannio, poi trasferita all'Acqua Cetosa. Insomma, davanti alla disciplina nobile come la scherma, tramite la spada, la sciabola e il fioretto, è quella disciplina che dà più soddisfazioni, dalle Olimpiadi a scender giù. Vedere il club più prestigioso nella capitale d'Italia è sicuramente motivo di vanto. Mi fa piacere, come Roma Capitale, aver consegnato la medaglia celebrativa, ovviamente, del Natale di Roma. Gli ho consegnato quella dei 50 anni perché i 50 anni di Roma 60, seppur avvenuti 2 anni fa, perché cinquantenario loro nel 2012, quello di Roma 60, ma soprattutto proiettato verso un futuro, verso l'impiantistica sportiva, la promozione che parta soprattutto dalle scuole. Con circa 450 iscritti, suddivisi in tutte le diverse categorie, il club conta oggi alcuni tra i più grandi campioni della scherma italiana, tra cui Aldo Montano e i campioni olimpici Luigi Tarantino e Diego Confalonieri. In più, dal 2006 è stata costituita anche la sezione di scherma in carrozzina di livello olimpico, con l'organizzazione di corsi gratuiti per i disabili nelle scuole. Tanti campioni iscritti al club, ma abbiamo visto anche un'attenzione particolare per i disabili. Sì, i disabili sono da 5 anni che stanno con noi. Voi avete visto adesso i paralimpici, che sono quelli che sono andati alle Olimpiadi, ma noi abbiamo anche un gruppo di ragazzi disabili che fanno scherma in carrozzina, e grazie alla Fondazione Roma Terzo Settore praticamente hanno tutto gratuito, vengono a tirare con noi, con i nostri ragazzi, e ovviamente è un livello diverso, ma bisogna guardare sia i campioni sia i ragazzi, perché è importante l'integrazione. Fondato nel 1961, il club Scherma Roma ha ripercorso durante la cerimonia la sua storia attraverso i presidenti che si sono succeduti alla guida, ma senza perdere di vista il futuro e i traguardi ancora da raggiungere. 50 anni sono passati, quali gli obiettivi per il futuro? Gli obiettivi sarebbero i prossimi 50. Io non ci sarò sicuramente, io me lo auguro. Noi adesso dobbiamo andare anno per anno e ogni anno dobbiamo cercare di vincere lo scudetto. 31, 32, ne abbiamo fatti 8 di fila. Intanto cerchiamo di arrivare a 10 e poi vediamo.